ora invece vi portiamo in uno di quei posti che sono entrati nell'immaginario collettivo per la loro estrema bellezza e se abbandonati non si vede l'ora di tornarvi, come avviene per Sorrento, dove andiamo in questo bel documentario. Nella nostra penisola, l'Italia, c'è un'altra penisola, la cui fama ha varcato ogni confine, non soltanto per la sua ineguagliabile bellezza, ma per essere associata a una canzone. Parliamo della penisola sorrentina. Torna a Surriento, dei fratelli De Curtis, è uno dei brani più ascoltati della musica napoletana e racconta il desiderio struggente di non abbandonare mai questa città, che, come dice il testo, ispira tanto sentimento. La prima cosa che colpisce di Sorrento è l'imponente falesia di tufo grigio su cui poggia la città, regalando dai suoi affacci sul Golfo di Napoli dei bellissimi tramonti che la tingono di ogni sfumatura di rosso. Nei giardini della villa comunale, accanto alla chiesa di San Francesco, il romanticismo del Belvedere ha ispirato i musicisti, che con le loro melodie hanno consacrato il mito di una città decisamente sentimentale. Perché Sorrento è anche terra di poeti, a cominciare dal più illustre dei suoi concittadini, Torquato Tasso, a cui è dedicata la piazza centrale del paese. Ma soprattutto è una città viva e curiosa, abituata a convivere con culture diverse e di passaggio, è piena di inaspettati tesori realizzati dalle mani sapienti dei suoi meticolosi abitanti, generalmente sensibili alla bellezza. A Villa Fiorentino, che fu donata da una coppia di imprenditori di tessuti ricamati, tanto che ai sorrentini è nota come Villa Fazzoletti, uno di questi maestri di precisione, oggi pensionato, tiene in piedi un piccolo museo di incantevoli meraviglie. Mario Iaccarino, che è stato intarsiatore e oggi ha 82 anni, ci introduce a questa originale collezione. Allora, questo è un piccolo museo, sono tutte macchine musicali di fine 800. Questa è una macchina svizzera, un carillon, l'antenato di quelle che noi montiamo nei nostri cofanetti a Sorrento. Quello che andiamo a vedere adesso è un altro, sempre un carillon, però di fattura tedesca. Questo qua è l'antenato del vinile, mentre quello di dietro è l'antenato del computer. La collezione è un lascito di un sorrentino espatriato in America, Enrico Salierno, che aveva fatto fortuna proprio vendendo i cofanetti che contenevano i carillon. Ed è significativo che una città come Sorrento sia diventata famosa oltreoceano con un prodotto con un cuore musicale. Al di là della musica, tra le prime cose indimenticabili di Sorrento c'è sicuramente il mare. Che questa costa abbia qualcosa di speciale se n'era accorto persino Omero, che aveva immaginato le sirene gettarsi proprio in queste acque nella loro disperata rincorsa di Ulisse e i suoi marinai. A solcarla oggi sono i gozzi della tradizione sorrentina, che generazioni di maestri d'ascia hanno costruito, sin dai tempi delle repubbliche marinare. La famiglia di Giovanni ha ereditato questa sapienza e continua a mantenerla in vita. La storia del gozzo sorrentino è nata perché è una barca che viene dalla pesca. È una carena che tiene il mare bene, perciò poi negli anni questa barca ha portato un'innovazione anche nel diporto. Noi oggi costruiamo sia barche in vetro resina, in legno, in base all'innovazione, e poi continuiamo a costruire i gozzi in legno. Noi portiamo avanti questa tradizione da generazioni. Oggi siamo alla quinta generazione. È pronta la sesta per iniziare.
Le problematiche più grosse sono reperire un po' i materiali del guzzo in legno. Noi prima lavoravamo molto col pino marino, che era reperibile molto in zona. Oggi, attualmente, su questo non possiamo contarci più. E stiamo lavorando con mogano, teak. Questo è teak che viene dal Siam, è un legno molto pregiato e anche questo è molto raro da trovare. Tutto inizia dallo scafo, poi le varie lavorazioni del ponte e poi gli interni delle barche. Poi c'è la parte sia per quanto riguarda la parte motore, e poi la parte in elettrica e poi c'è la varia finitura delle varie vernici della barca. Il futuro della cantieristica è un futuro che c'è molto lavoro. Quello che manca oggi è cercare di portare i giovani in queste botteghe artigiane o questi cantieri, perché non si riesce a reperire le persone per portare avanti un po' questo lavoro. Diciamo che oggi siamo quattro fratelli noi, con i figli e i nipoti che stanno portando avanti la storia della famiglia Prea. Questa, ad esempio, è un gozzetto a remi costruito da nostro padre 70 anni fa. Adesso i miei nipoti con i miei figli lo stanno ristrutturando totalmente, proprio per riprendere un po' quello che è stato il passato della storia del gozzo. Se la cantieristica locale ha mantenuto la produzione di imbarcazioni di piccola taglia, è anche perché la costa sorrentina è fatta di molte insenature con minuscoli porticcioli ricavati sotto le falesie di tufo. Proprio in cima alla scogliera c'è una terra generosa, fertile e con un clima mite, sempre temperato, ideale per gli agrumi. In particolare Sorrento è venuta specializzandosi soprattutto nella coltivazione dei limoni. Un frutto così pregiato e profumato che ha dato vita a uno dei più apprezzati liquori della cultura meridionale, il limoncello. Quello di Maurizio e Rosa, che è uno dei più apprezzati della zona, arriva direttamente in distilleria da un viaggio continuo fra il sopra e il sotto della falesia. Basta alzare la testa da Marina di Cassano, dove ha sede la distilleria, e ci si trova a Villa Fondi, il terreno di una famiglia di marchesi che oggi è diventata villa comunale. Proprio qui vengono coltivati i limoni di Nello, il rifornitore del limoncello di Maurizio. Un frutteto che ha l'aspetto di uno splendido giardino. I nostri limoni vengono da un'azienda che si trova proprio qui sul costone Tufacio, di proprietari nobili, e nelle vicinanze ci sono dei contadini che lavorano la terra veramente in modo eccellente. Sbucciamo a mano perché in effetti il limone contiene delle sacche olifere e sono delle piccole sacche all'interno del limone che sprigionano tutti gli oli essenziali. Il limoncello di Sorrento è iniziando ad avere una forma commerciale molto estesa, cioè al di fuori della penisola sorrentina. Poi pian piano è diventato sempre più famoso. Oggi cioè siamo la nostra bottiglia di limoncello nel paniere Istat. Ecco. In questa bella penisola che sporge tra due mari, che si dominano dall'alto di un convento benedettino, sembra che sia sempre primavera. È una terra resa fertile dalle ceneri dell'eruzione del Vesuvio, che è sempre presente allo sguardo e nel colore della pietra che domina il paesaggio, il tufo. Se ci si aggira per la città, ci si accorge che il tufo domina l'architettura, religiosa o civile. Il chiostro gotico di San Francesco è uno dei suoi esempi più pregiati, una delle perle rare di Sorrento. Tra le attività che riguardano il lavoro di uno scalpellino,
c'è anche quella di cercarsi il materiale in cave come questa, usata nei secoli come ripostiglio, soprattutto per conservare l'oro di qua, gli agrumi. A cavare il tufo nelle grotte si è cominciato dall'epoca romana, anzi dagli Etruschi, perché questa pietra lavica è il risultato di un'immensa eruzione avvenuta 35.000 anni fa e prodotta dal Vesuvio e dai Campi Flegrei, addirittura oltre la città di Napoli. Un evento che connota il territorio con dei segni forti, come ferite che squarciano la roccia all'improvviso. Sembra che il nome di Sorrento venga da un verbo greco che indica il confluire delle acque. E forse la sua fondazione ha relazione con questo ampio vallone che solca la città, dividendola in due. È il Vallone dei Mulini, dove oggi si sta cercando di riportare in vita un'antica macina del grano. Un progetto ambizioso che ha lo scopo di restituire alla città uno spazio un po' rimosso del passato, abbandonato all'incuria e ricoperto dalla vegetazione. Il Vallone dei Mulini, originato da un'antica eruzione dei Campi Flegrei, divenne per molto tempo una fonte di ispirazione di pittori italiani e stranieri. Uno dei luoghi magici della città. Perché Sorrento, pur essendo città di mare, ha un legame fortissimo con la sua terra, che nelle opere dei suoi artigiani riflette anche una potente spiritualità. Come nel caso di Marcello, uno dei più promettenti artisti della terracotta, che ha scoperto il suo talento cominciando da una fabbrica di mattoni. Il filo conduttore della mia vita è proprio la creta. Infatti la mia famiglia dal 400 produceva laterizi per forno in un piccolo borgo di Sant'Agnello a Maiano, dove c'erano queste fornaci per la produzione di laterizi. E io ho lavorato là per una quindicina d'anni, finché una grande passione, quella per il presepe napoletano, non mi ha preso. Questa è stata la mia prima esperienza, ho iniziato così a modellare e man mano poi mi sono reso conto che la passione per la ceramica era molto più forte di quella dei mattoni. C'è un filo che lega insieme questi ostinati creatori di oggetti e le loro opere. Un filo che viaggia nel tempo, animato spesso da una grande devozione, da una sentita fiducia nella presenza del divino, nelle vicissitudini della materia. Sembra spesso che proprio attorno al culto di Sant'Antonino, il patrono della città, si sviluppi una laboriosità disinteressata, che non rinuncia alla bellezza per seguire strade facili, che si ostina a trovare il dettaglio che rende l'anima agli oggetti. Come nell'Intarsio, l'arte più rappresentativa di Sorrento, che pervade ogni aspetto della città, dai carillon del signor Iaccarino, alle tavole che ornano il coro della cattedrale. Un prodotto artigianale con un grande passato, che oggi rimane in una decina di piccole botteghe a conduzione familiare, come quella che lega Salvatore a suo padre Giuseppe, il più anziano maestro di tarsi a lignea di Sorrento. Questa storia è cominciata che io da bambino vedevo mio padre che con fantasia realizzava delle cose belle e mi ha appassionato molto questa sua manualità, questa sua arte. Io sono la terza generazione e diciamo è un'arte che spero di tramandarla a mio figlio. Noi facciamo portagioielli con carillon, portapenne, cornici, anche qualche modello che facevano dei vecchi artigiani. Abbiamo cercato di arricchirlo e di farlo più a nostro gusto, diciamo. Si prende un disegno di carta e viene apposto su 12 sfoglie diverse. Ci abbiamo il traforo elettrico con questo seghettino molto sottile che viene messo al centro del disegno e poi si comincia a scontornare tutti i vari pezzi. E poi dopo
una volta tagliati tutti i pezzi, vengono assemblati come un puzzle. E componiamo un fiore, un mandolino, oppure il tradizionale intarsio che si fa da secoli. E questo qui con l'arabesco. Sorrento c'aveva 300 addetti a questo mestiere. Avevamo, diciamo, una grande esportazione per l'estero. Poi piano piano si è diminuito un poco per i gusti, un poco per il prezzo, perché sono degli articoli che vengono a costare. Anticamente questo mestiere è cominciato perché Sorrento era famoso per i merletti. E allora i vecchi artigiani hanno preso spunto e hanno cominciato a fare questo tipo di tarsia con questi decori che si avvicinavano molto ai merletti. È un lavoro che richiede molta pazienza. Il tempo è tanto. Un cofanetto medio ci impieghiamo 2-3 settimane. Però quando riesci a realizzare una cosa che tu pensi che sia difficile, poi quando la vedi finita sei soddisfatto perché hai fatto qualcosa di diverso e complesso. Trecento anni che si fa questo tipo di lavoro e si è tramandato sempre da padre in figlio. È un'arte che ti appassiona perché ti prende il cuore. È una cosa che o si fa con amore o non si fa. E diciamo, è la storia di Sorrento. Questa è. La storia di Sorrento. Un patrimonio da preservare come in un cofanetto di Villa Fazzoletti. Di quelli che aprendoli subito dopo il tramonto ti accompagnano con un motivo o una canzone che ti entra nel cuore. Come quelle che, a chi gli tocca partire, lasciano sensazioni struggenti e intarsiate di ricordi, con un ritornello che nella testa ripete le note di Lucio Dalla e il timbro di Enrico Caruso. Come quella voce che dice torna a Sorrento, nel momento in cui la falesia si allontana e vediamo sfilare sotto i nostri occhi quella costiera delle meraviglie, quella terra scelta dalle sirene per sparire sotto il mare. Proprio come il sole che ogni sera scompare dietro all'isola di Capri e col buio ti aiuta a dimenticarla.